Modi di dire, ricerca per la scuola primaria. Per modo di dire si intende una frase che non ha senso di per sé. Cioè non vuol dire quello che letteralmente è scritto. Il significato va interpretato al di là delle parole che la compongono. Per questo sono difficili da tradurre in altre lingue. Ecco alcuni modi di dire ed il loro significato. Essere con l'acqua alla gola. Significa trovarsi in una situazione molto difficile, di emergenza. Come se fossimo immersi in una cisterna che si sta riempiendo di acqua che ormai è arrivata alla gola. Rischiamo quindi a breve di annegare. Andare via con le pive nel sacco. Questa frase viene utilizzata quando facciamo qualcosa e non va come vorremmo, rimaniamo quindi delusi. L'origine di questa espressione deriva dalla piva, che è uno strumento che assomiglia a una cornamusa. Assieme alle trombe le pive venivano usate dagli eserciti quando attaccavano. Quando però i soldati erano in fuga per una sconfitta, ritiravano le pive nei sacchi. Andare a quel paese viene usata spesso per chiudere una discussione accesa, per allontanare in malo modo una persona. Può essere utilizzata anche in modo ironico per rispondere negativamente ad una richiesta. Ma ti sei mai chiesto a quale paese bisogna andare? Questa domanda assomiglia un po' al coccodrillo come fa? Avere un diavolo per capello. Significa essere molto arrabbiati. Come se sulla nostra testa ci fossero migliaia di diavoletti arrabbiati che ci tirano i capelli e agitano i nostri pensieri. Cadere dalla padella alla brace. Significa passare da una brutta situazione a una ancora peggiore della precedente. Sembra che questo modo di dire abbia origine nella storiella di un pesciolino messo a friggere in una grossa padella sul fuoco, che per salvarsi saltò fuori e finì per cadere direttamente nella brace al centro del fuoco. Mettere troppa carne sul fuoco. Significa voler fare più di quanto si è nelle condizioni di fare. Ad esempio, voler fare troppe cose insieme. Troppa carne sul fuoco si brucia. Viene anche usata come avvertimento. Fai attenzione a non mettere troppa carne sul fuoco.